Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere come finalmente sono riuscito a realizzare una cornice usando esclusivamente il bancosega. Quindi non utilizzerò troncatrice in alcun modo. Anche tagli a 45 gradi verranno fatti tutti col bancosega. Vedremo una tecnica per fare degli smussi, quindi creare una cornice un po' più lavorata, un po' più carina. Ovviamente ci saranno degli errori. Tutto questo per realizzare lo sticker wall. La cornice in questione è questa, quindi adesso andiamo a vedere come ho fatto. Utilizzerò una tavola di pino, di quelle che si trovano al brico. Questa qua è proprio con quelle pretagliate, 18x300x1000, fai 4 euro di tavola. Userò questa per il fondo. Userò un pannello di MDF da 3 mm. Io l'ho già verniciato. Non metterò il vetro, quindi la prima cosa che faccio è prendo le misure di questo e vado a tagliare la cornice. Adesso che ho la mia tavola di pino tagliata, voglio fargli prima la scalanatura e poi successivamente andrò a fare i tagli a 45 gradi, così dovrei fare meno fatica. Quindi diciamo che per dargli un effetto estetico potrei fare la parte interna un taglio così. Poi fare lo scasso di 3 mm, farò rientrare così in modo da poterlo anche appoggiare. Quindi togliere questa parte, e da questo lato, che sarà quello esterno, anche qui ci starebbe bene uno smusso, così. Quindi vado a impostare la sega, adesso guardo per i gradi e vado a tagliare. Allora, ho impostato la sega a 10 mm, quindi diciamo che avendo fatto la cornice molto grande posso permettermi di occupare più spazio. Il pannello dietro, essendo questo da 18 mm, ho impostato la dima a 15, così dovrebbe tagliarmi esattamente a filo di qui, dovrebbe farmi proprio questo passaggio qua in una passata sola. Ho ottenuto lo scasso, adesso vado a inclinare la lama per fare questi due. All right.
diciamo che non mi piaceva come era venuto il gradino, quindi ho cambiato un po' in corso d'opera, come al mio solito. Quindi io adesso qua il pannello andrà qua sotto e qua ci sarà questo effetto qua. Qua c'è un po' di gradino ancora, quindi vado a rifinirlo con la levigatrice a nastro. Prima di tutto vado a fare il primo taglio a 45 su due pezzi, dopo da lì mi regolo e vado a fare gli altri e li farò direttamente sul pezzo, sulla parte dietro, così non posso sbagliare. Quindi vado subito a fare i due pezzi, due tagli a 45. Ok, adesso per essere sicuro al 100%, visto che non è che puoi dire sbaglio, ve lo rifaccio. Vado a prendere il mio pannello su cui dovrò applicare la cornice. Mi segno il punto dove devo tagliare. Vedete, sono qua, mi segno anche la direzione. Allora, stavo cercando di assemblare tutto per vedere com'era andata e poteva andare tutto bene? Ovviamente no. Cosa è successo? Porca di quella... Devo essere gentile, ostilità, c'era il diavolo, porcaccia porcattina! Dunque, di qui tutto a posto, infatti vado là a vedere, praticamente il 45 gradi combacia perfettamente ed è fantastico. Vado dall'altra parte e non si trova il 45, cioè il 45 sì, si trova, non si trova lo smusso. Dico, ma com'è possibile? Questa è la parte interna, praticamente ho sbagliato a tagliarlo, devo tagliare così e così, e ho tagliato al contrario. Quarto pannello no, l'ho rovinato, quindi non posso recuperarlo. Il quarto listello, se metto lì a rifare tutto da capo mi sparo, quindi cosa faccio? Darò una smussata qua a questo in modo da farli combaciare, e qui sotto andrò a rifare lo scasso per la sede del pannello. Adesso che ho rifatto la scanalatura posso andare a montare la cornice e poi applicherò il pannello.
per tenere fermo il pannello, visto che non ho fatto lo scasso per metterlo in castro, l'ho semplicemente appoggiato da dietro, che era la cosa più semplice da fare, se è più semplice in assoluto. Per tenerlo fermo sicuramente ci saranno dei metodi molto professional, ma vi faccio vedere io come faccio. Faccio un foro vicino al bordo, vite con ranella molto corta, metto qua, finito. Ok, eccoci arrivati alla fine. Devo dire che le cornici non sono venute male, non sono perfette, non sono proprio venute uno spettacolo come volevo venire, che venissero, però non sono niente male. Infatti questa qua, che è stata la prima che ho realizzato, ha dei vari smussi, l'avevo fatta in due tecniche, non mi piaceva come era venuta, quindi ero un po' titubante sul caricare il video. Infatti avevo messo una foto su Instagram, ma poi qualcuno mi aveva detto va sì, ma mettila lo stesso, e quindi eccola qua. C'ha dei difetti, però non è niente male. Poi questa cornice qua così secondo me sta bene. Parliamo di questa qua l'ho realizzata appunto interamente col banco sega, quindi usando esclusivamente il banco sega. Quindi si può usare, si può creare una cornice solo col banco sega? Sì, si può creare, però è una rottura di... però non ve lo consiglio perché è un po' macchinosa la cosa, come abbiamo visto. Non so se ne vale la pena, a parte i tagli a 45, quelli si possono tranquillamente fare, ma queste scalanature qua e la scasso per mettere il profilo dietro, è un po' macchinosa la cosa. Quindi penso che il modo migliore sia ancora usare la fresatrice, quindi magari in un prossimo video vedremo un'altra cornice realizzata col banco fresa, così magari vedrò di fare qualcosa di più particolare. Quindi mi raccomando, quando sei andato a fare i tagli a 45, mettete il quadro sul piano e segnatevi con la matita esattamente da che parte deve andare il 45, perché dopo, una volta che tagliate, non si torna più indietro. Quindi segnatevelo prima per non fare come ho fatto io, che ho sbagliato. Ok, veniamo anche al motivo per cui ho realizzato questa, cioè questi qui. Chi mi segue su Instagram sta benissimo, ci stiamo scambiando gli adesivi tra maker, e devo dire che è una bella iniziativa. So che non sono il primo, sicuramente non è una novità, però a me piace molto questa cosa, il fatto di poter condividere il proprio adesivo con altri maker, quindi tanta roba. Sono riuscito a collezionarne un bel po', e quindi adesso devo dargli un giusto posto. Quindi quale posto migliore che il mio sfondo, così mi posso avere tutti vicini. Mi ricordo, adesso vado ad appiccicarli. Ho ottenuto anche tutte le vostre lettere di tutti quelli che mi hanno inviato il loro adesivo, mi hanno scritto tutti due parole, quindi ho tenuto tutto, non li appendo perché sennò dovrei mettere praticamente un poster enorme, però ho tenuto tutte le lettere che mi avete inviato. Quindi adesso andrò a appiccicare gli adesivi. Non riesco a ringraziarvi uno per uno perché siete davvero in tanti, quindi dopo il video diventa più lungo di quello che è. Quindi facciamo una slide veloce mentre vado a appiccicarli tutti.
Bene, io vi ringrazio tutti per aver visto il video e ringrazio in particolar modo tutti quelli che mi hanno inviato il proprio adesivo e hanno voluto fare uno scambio con me, con il mio. Quindi, come potete vedere, qui c'è ancora tanto spazio libero, quindi chi avesse piacere a condividere il suo adesivo con il mio, basta che mi scrive in privato o su Instagram, qua sotto nei commenti, comunque un modo per contattarmi lo trova, così possiamo appunto scambiare l'adesivo e avrò modo di riempire questa bellissima bacheca, perché secondo me è una cosa molto importante questa di condividere con gli altri maker. Quindi io faccio un grosso in bocca al lupo a tutti voi, a tutti quelli che condividono questa passione. Vi ricordo di iscrivervi al canale e spuntare la campanella, così verrete avvisati quando uscirà un nuovo video. E vi invito anche a seguirmi sui vari social come Instagram, dove pubblico magari qualche storia o qualche foto di progetto che magari non vedete nel canale, in modo da rimanere sempre aggiornati, visto che purtroppo non riesco a caricare con costanza i video. Se non sapete dove andare a fare stampare i vostri adesivi, in descrizione trovate un codice sconto per andare a comprarli su questo sito. In questo modo potrete risparmiare qualcosa e creare il vostro font e stamparvi adesivi o qualsiasi altra cosa. Bene, mi sembra che non ci sia altro da ridire e noi ci vediamo alla prossima volta.